Salve ragazzi, in questo tutorial vi mostrerò come scaricare e mettere su una memoria, su una specie di una pendrive, o bene anche un hard disk come ho io, i giochi sulla Wii per far ripartire sulla vostra Wii modificata, però non con la modifica del CD, ma con la modifica della memoria, cioè senza importando il CD ma mettendo una memoria espandibile. Iniziamo scaricando direttamente il gioco. Nello scorso tutorial, se avete visto, vi ho fatto vedere diversi siti per scaricare file torrent. Andiamo su KickStarTorrent, che secondo me è il più veloce anche. E scriviamo Wii. Vediamo. Si aprirà questa nuova pagina e ci sono diversi tipi, diciamo, applicazioni, libri, giochi, film. Andiamo su games, cioè giochi. Ed ecco, andando giù ci sono anche diverse pagine, fino alla 490, possono essere anche di più perché può essere anche più aggiornato a voi. E qui vediamo vicino a ogni download abbiamo i commenti, questa coroncina che sta a significare che è un torrent verificato, cioè che va bene, non si dovrebbe inceppare durante il download. Questo è il download diretto, ma si paga. E questo è il download torrent file, l'ultima freccia vedete cliccare, in pratica si clicca sopra, si apre direttamente torrent, ok, e parte il download. Io adesso non so scaricare perché ci vorrebbe tanto tempo, ho già scaricato Tron Evolution per Wii. Una volta scaricato e avete estratto sul vostro desktop, io ce l'ho, vabbè, su una cartella, i giochi Wii, ecco qui. In pratica dovete scaricarvi un programma che è utile per metterlo sulla vostra memoria espandibile, perché appena metterete la memoria uscirà scritto se formattare la memoria, però se la formattate perderete tutti i dati e con sé anche la modifica, quindi vi conviene, no, cioè, non dovete formattarlo. Questo programma è questo qui, con il disegno anche della Wii, si chiama WBFS Manager 3.0. Si scarica dal web facilmente su Google. WBFS Manager, andiamo qui sul sito del programma. Vediamo che va. E da qui vedete download, ci possiamo scaricare anche le versioni più aggiornate. Una volta messa la nostra memoria dove vogliamo mettere il CD, apriamo WBFS Manager. Acconsentiamo. Dovrebbe aprire una piccola schermata. Si parte. Ecco. Sta caricando. Sta rallentando il computer. Ecco, perfetto. Adesso carichiamo. Un secondo che tolgo. Carichiamo la periferica in cui si trova la nostra memoria, in questo caso a me è F, carica. Si può anche formattare o ricercare, ricaricare le liste. Ecco, io ci, vabbè, ho già i giochi. Per metterli basta mettere cerca, ricerchiamo. Il gioco mio si trovava nella cartella giochi Wii. E questo qui. Quindi è strano. Vabbè, questo è Just Dance 2. Clicchiamo, aggiungi al disco. Cliccandolo si unirà al disco. Una volta unito, possiamo vedere qui nella barra lo spazio che occupa. In questo caso a me occupa poco perché la memoria è da 500 GB. Poi, una volta che l'abbiamo messo, per toglierlo dalla lista, clicchiamo rimuovi dalla lista. Perfetto, possiamo rinominare, pulirlo, estrarre ISO e clonare tutti i giochi. Ok. Per questo tutorial è tutto, iscrivetevi al mio canale, commentate, fate tutto quello che volete, al prossimo tutorial.